Oggi proviamo a tornare a parlare di giochi strani, ma anche addirittura talmente trash che vi viene da piangere. Allora, uscì nel 2003. Se magari potrebbe anche aver avuto un buon successo, oggi a rigiocarlo direi, Madonna, che cagata che è. Si tratta di Postal 2. Ma vediamo ovviamente la grafica. Allora, che vi devo dire? Ha un motore grafico che è molto basato su quello che era Unreal Tournament del 2003, che era appena uscito in quel periodo. E che vi devo dire, è stato sfruttato secondo mio modesto parere un po' male, perché noto allora ambientazioni molto semplicistiche e spoglie, ecco. Non sono tra le migliori che ho mai visto, però almeno sono abbastanza pulite le texture, tutto quello che volete, ok? Poi noto anche i personaggi che sono disegnati in modo molto approssimativo. Sembrano un po' tutti quanti uguali. Poi ho visto che hanno delle animazioni un po' fatte così, ecco. Però almeno hanno delle buone animazioni facciali. Non pretendiamo chissà che cosa. Però almeno comunque c'è il lato positivo che il gioco non l'ho mai visto rallentare, per me è andato sempre fluido. Allora, sonoro che vi devo dire? Abbiamo solamente una quantità di effetti sonori abbastanza bassa, potrei dire, perché non ce ne sono tanti da farci immergere in questa realtà virtuale, sì, strano ma vero. Poi ho notato che musiche non ce ne sono. Mai, né durante le cutscene, né durante le azioni di gioco, niente di niente. C'è solamente un doppiaggio in lingua inglese fatto un po' così, ecco. E tenete conto che c'è come doppiatore guest star qui Gary Coleman. Ma perché si è prestata sta roba? Allora, giocabilità. Qual è lo scopo di Postal 2? Ma niente, semplicemente girare per queste ambientazioni tridimensionali, spoglie, e cercare ovviamente di uccidere tutti quelli che ci capiteranno davanti, in pratica, in due parole, sopravvivere. Ma come? Dovremo sopravvivere a suon di armi da fuoco, armi improvvisate, intendo armi bianche, e niente, uccidere tutto quello che ci capiterà. Un gameplay molto semplice, statico, che ha anche del comico, stranamente, ma comico involontario potrei dire, perché praticamente noi giriamo così a caso per tutte le ambientazioni qui. E vi devo dire che questo gioco è stato più incentrato per giocare sul multiplayer, perché a singolo giocatore, sapete qual è il problema? Che abbiamo tantissimi soggetti, ok, all'interno del gioco, ma non abbastanza, e sono talmente statici e stupidi che potrebbe venirvi la noia in meno di 5 minuti. Lasciam perdere. Io penso che, secondo il mio modesto parere, questo gioco è un po' sprecato oggi. Certo, forse all'epoca potrebbe anche aver ottenuto un piccolo successo, certo, ma a rigiocarci oggi uno se lo chiede, ma dai, c'è di meglio in giro. Io vi consiglio, secondo il mio modesto parere, di farvi piuttosto un Unreal Tournament di quelli fatti veramente bene. Se vi provate il 2004, lì vedrete tra le mani un gioco che vale tanto. Questo Postal 2 invece fu rilasciato esclusivamente per PC e non è che ha venduto tanto.